Ciao a tutti, sono Lorenzo Facchinetti e non so che cosa sto guidando. O meglio, un'idea ce l'ho, sono su una Lamborghini. Questo è sicuro, sono sulla pista di handling di Nardò, ma in realtà non so davvero ancora che cosa sto guidando, nel senso che è una Huracan prototipo e mi hanno chiamato per appunto vedere come va, dare un feedback agli uomini del reparto R&D di Lamborghini per capire questo nuovo prodotto che cosa potrà offrire. Oggi il 13 novembre 2021, se tutto va bene, state guardando questo video ed è aprile 2022. Il motore tira come al solito come una bestia, quindi sono sicuro che è il V10 della sua massima evoluzione, 640 cavalli con valvole in titanio. Quindi sicuramente ho le quattro ruote sterzanti. Secondo me anche trazione posteriore, perché un po' di sopra in uscita lo sento, però è bella piantata dietro. Anche in frenata sta lì, poi senti come volta nello stretto. Precisa, frena anche, accidenti. Pedale bello consistente, qua in appoggio, curvone da quarta, dietro sta lì, bella confidenza. Anche qui che è la parte più sconnessa di Nardò, da Huracan sta sulla sua linea, devo correggere davvero poco. Qua arriva il curvone più veloce di Nardò, sono già 2,80. Wow! Il cambio è sempre una fucilata, bellissimo. Anche in scalata. Senti com'è preciso. Se da fuori non avessi visto un'ala posteriore gigante, direi che quasi sono su una STO, ma non è una STO. Wow, se è lunga sta curva, com'è agile nei cambi di direzione. Lo sterzo è molto bello, diretto. Questa è la giusta via di mezzo tra rapidità di inserimento e progressività, confidenza. Adesso però sono curioso di capire che razza di Huracan si tratta, me lo devono dire. Svelato l'arcano, sono quindi sulla Huracan tecnica. Tecnica significa una via di mezzo tra la STO e una Evo a trazione posteriore. Ed è stato un bel lavoro perché, partendo da un livello molto alto qual è appunto la STO, non hanno fatto altro i tecnici Lamborghini che scendere di un piccolissimo livello per rendere un pizzico più guidabile questa Huracan, ma preservando comunque delle caratteristiche di agilità, piacere di guida, soprattutto guida allo stato puro, veramente elevate. Bello il frontale con il nuovo motivo AY attorno ai proiettori anteriori, che ricorda quello della Super Trofeo Evo 2, la nuova macchina da corsa che debutterà nel 2022. E bella anche la coda, perché è veramente molto più aggressiva ma senza essere troppo gridata. Il piccolo spoiler posteriore poi è piuttosto discreto, ma il suo lavoro lo fa bene, perché pensate che garantisce il 35% di downforce in più rispetto al profilo posteriore alare di una Huracan Evo standard, e ha il 20% di drag in meno, di resistenza all'avanzamento in meno. Bel lavoro anche in termini di impianto frenante, perché qui c'è il conosciuto carboceramico Lamborghini, non il CCMR della STO, badate bene. Però a livello di cooling, di raffreddamento dedicato all'impianto, hanno fatto un grosso lavoro e quindi sono riusciti a abbassare di parecchi punti percentuali sia la temperatura dei dischi, sia la temperatura del fluido freni, che è un aspetto molto importante, e anche l'usura delle pastiglie stesse, per esempio. In una parola, consistenza di prestazione. La tecnica, insomma, è un gradito innesto nell'ormai numerosa famiglia Huracan.
Stile personale, hardware pesante e soprattutto dannatamente divertente da guidare. E adesso sono qui a Sant'Agata, 12 aprile 2022, a vederla fatta e finita, con quel muso dove il motivo a Y rovesciata che abbraccia i fari le dona un nuovo sguardo, la vista laterale più filante con accenni di essenza SCV12 nel taglio del giroporta delle fiancate e un posteriore più rabbioso, dove comandano estrattore e nuove terminali di scarico esagonali. Consiglio ai collezionisti lungimiranti, prima che sia troppo tardi, con l'elettrificazione che incalza, mettete da parte un pezzo del genere. In futuro ne varrà la pena. Can I get you in the back seat? Is there a problem?